minuto con Padre Pio dai luoghi del convento. Siamo all'interno di un luogo prezioso, ecco, dove qui voi pellegrini non potete accedere, ma è un luogo significativo. C'è un quadro della Madonna dell'Immacolata a cui Padre Pio si fermava spesso, infatti ce lo racconta una targhetta dove c'è scritto che Padre Pio qui sostava. Ecco, prima di andare al refettorio, a pranzo, un saluto a Maria, ma qui c'è anche qualcosa di particolare che accadde. Lo racconta anche un'altra targa dove Padre Mariano Paladino apprese da Padre Pio che un giorno il demonio lo scaraventò a terra con tanta violenza che la pietà più grande ne restò segnata. Peccato che una levigatura successiva abbia di molto attutito l'incrinatura. Infatti queste tre grandi lastre sono state lasciate così come erano rispetto al resto del pavimento per ecco, testimoniare quello che era il combattimento con il demonio. Oggi qui per raccontarvi e per condividere una mail che è arrivata da Nunzio di Savino, da Trani, 47 anni, ci racconta quello che accadde a suo figlio, il suo secondo bambino, che nacque con una ciste di grasso sull'occhio. Subito contattarono la pediatra, immediatamente dopo pochi giorni di vita del bambino. Tramite la nostra pediatra immediatamente si va verso uno specialista, quindi andarono a Foggia e il dottore, come visitò il bambino, disse: qui bisogna intervenire immediatamente con un'incisione, bisogna asportare questa cisti perché cresce di giorno in giorno, sta danneggiando l'occhio del bambino, del neonato, quindi si stabilì anche l'intervento. A questo punto, scrive Nunzio, ci avrebbe chiamato a giorni. Beh, erano a Foggia, allora nello stesso tempo decisero di fare un salto qui a San Giovanni Rotondo, una piccola sosta di preghiera, e non appena giunti a San Giovanni Rotondo, scrive, ci recammo nella cripta dove è situato il corpo di San Pio da Pietrelcina. Erano circa le 14, un orario tranquillo, infatti la cripta era vuota. Mia moglie si avvicinò, mi sussurrò all'orecchio che sentiva un forte profumo di fiori. Dopo qualche minuto mi ripeteva sempre più che sentiva questo profumo, anzi diventava sempre più forte. Nella cripta con noi c'era un uomo, si avvicinò a me con una mano sulla spalla, mi disse dammi la tua mano e mi mise nel palmo della mano quattro medagliette. Mi rinchiuse la mano, mi sussurrò all'orecchio che queste medagliette, disse, sono per te, per tua moglie e per i tuoi bambini e ricordati questo giorno, lo ricorderai per tutta la tua vita. Tutto ad un tratto si alzò e andò via. Io rimasi senza parole, incredulo, mi domandai come mai quell'uomo poteva sapere che io avessi anche un altro bambino a casa che aspettava. Era scomparso nell'urna, corsi verso di lui, intanto si era dileguato, non c'era, era sparito. Tornando a casa non facevo altro che pensare a quell'uomo e a mio figlio con quella ciste. Il mattino seguente mi svegliai e mi accorsi che qualcosa di strano e straordinario era accaduto. Il bambino non aveva più quella grande cisti sull'occhio. Incredulo svegliai mia moglie, le feci notare che la cisti di grasso era scomparsa. In mattinata stessa chiamammo la dottoressa, le raccontammo l'accaduto, lei non ci credeva e ci chiese di andare allo studio. Andammo allo studio, così la dottoressa visitò il bambino, ci disse che non credeva ai suoi occhi perché effettivamente non c'era più nulla. La cisti era scomparsa. Dopo un paio di giorni ci chiamarono da Foggia in ospedale, era tutto pronto per l'intervento. Ma io spiegai al dottore, allo specialista che ci aveva anche che aveva visitato a Foggia il bambino, gli spiegai che non c'era più nulla. E il dottore, che non gli credeva, disse di portare immediatamente il bambino allo studio e se fosse stato vero quello che gli raccontavo, scrive Nunzio, mi avrebbe pagato lui il viaggio. Così mi sono messo in macchina, siamo ritornati a Foggia. Mentre eravamo nello studio del dottore, il dottore non ci credeva, la cisti era scomparsa. Poi spiegammo anche l'accaduto, perché siamo stati qui a San Giovanni Rotondo, scrive e ci racconta Nunzio. E il dottore disse, noi dinanzi a questi casi dobbiamo solo rimboccarci le maniche.